in questo numero di Motori Magazine. Honda arriva una serie di veicoli elettrici. Noleggio a lungo termine 2023 in crescita. Unione Europea, per i produttori di batterie arrivano 3 miliardi. Honda riparte da zero. È questo il nome scelto dal costruttore giapponese per la sua futura serie di veicoli elettrici. Dal 2026 in poi avvierà il progressivo abbandono dei motori a combustibili fossili che si concluderà nel 2040. Per la premiere mondiale dei prototipi Saloon e Space Hub è stato scelto il CES di Las Vegas, la più importante fiera mondiale dedicata alla tecnologia. Gli obiettivi legati a questa nuova serie sono ambiziosi. Design artistico che evoca risonanza, sicurezza e tranquillità, molto spazio a bordo e connessioni costanti, piacere di guidare, alte prestazioni in termini di efficienza elettrica. Al centro del progetto, che va ben oltre le linee dei due prototipi presentati in Nevada, c'è lo sviluppo indipendente da parte dell'azienda di batterie allo stato solido. Honda è l'unica a spingere da anni su questa tecnologia e già a fine decennio queste batterie equipaggeranno la serie Zero. A differenza di quelle agli ioni di litio che sono soggette a surriscaldamenti, incendi, le batterie allo stato solido sono più stabili e potenzialmente più potenti grazie a una densità di energia più elevata. Possono quindi essere più piccole, rendendo i veicoli elettrici più leggeri e migliorando prestazioni e autonomia. Non a caso, compatto, leggero e intelligente è anche l'approccio verso la nuova serie Zero. La Saloon sarà il modello di punta della nuova serie Honda. Altezza ridotta e stile sportivo danno vita a una berlina anomala ma accattivante, grazie a linee scolpite, superfici piatte e interni spaziosi. La versione Space Hub estremizza proprio il concetto di spazio, grazie a un abitacolo spazioso ma flessibile, con la possibilità di creare un grande ambiente posteriore che ricorda le limousine americane. Tutto questo si combinerà sin da subito, in attesa delle batterie allo stato solido, a una ricarica rapida dalla 15% all'80% in appena 10-15 minuti. Per centrare questo risultato, Honda sta sviluppando una tecnologia basata sui dati provenienti da oltre 1 milione di veicoli elettrificati già circolanti, grazie a cui si riuscirà a limitare il degrado dei pacchi batteria a meno del 10% dopo 10 anni di utilizzo. Nel 2023 sono stati stipulati in Italia 710.552 contratti di noleggio a lungo termine di autovetture e fuoristrada, in aumento del 15% sull'anno precedente. I dati elaborati dall'UNRAE, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assegnano ai contratti stipulati da società una quota dell'87,5% e il restante 12,5% a utilizzatori privati. Fra le società, la quota maggiore è appannaggio delle aziende non automotive, con il 75% dei contratti e una crescita del 27% sul 2022. La durata media dei contratti è salita dai 22 mesi del 2022 ai 23 del 2023, con una crescita per tutti gli utilizzatori aziendali e un calo da 27 a 25 mesi per i privati. Il diesel è ancora a saldo al primo posto in molti canali. Nelle aziende non automotive detiene una quota del 56%. Il motore a benzina occupa il primo posto nel noleggio a breve termine, mentre la prima posizione, fra dealer e costruttori, va alle ibride. Le preferenze in fatto di carrozzeria premiano i SUV del segmento C, con una quota totale del 25%. La Lombardia è al primo posto fra le regioni per numero di contratti di noleggio a lungo termine. Seguono il Lazio, il Piemonte e l'Emilia-Romagna. La Lombardia ha inoltre la quota più alta di contratti fatti dalle aziende non automotive, tipologia maggioritaria anche in tutte le altre regioni, con l'eccezione del Trentino-Alto Adige, dove prevalgono i contratti delle aziende di noleggio a breve con il 60,9%. 3 miliardi di euro di sussidi ai produttori europei di batterie per veicoli elettrici. I finanziamenti saranno stanziati attraverso uno strumento dedicato nel quadro del Fondo per l'Innovazione. La proposta della Commissione europea fa parte di un pacchetto di misure negoziate con il Regno Unito, che comprendono una proroga, una tantum, delle regole vigenti fino al 31 dicembre 2026. Le norme di origine relative ai veicoli elettrici e alle batterie nell'ambito degli accordi sugli scambi commerciali e la cooperazione sono state elaborate nel 2020 per incentivare gli investimenti nella capacità di produzione di batterie nell'Unione Europea.
L'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'impatto della pandemia di Covid-19 sulle catene di approvvigionamento e l'aumento della concorrenza da parte dei nuovi regimi internazionali di sostegno alle sovvenzioni hanno generato una situazione in cui l'espansione dell'ecosistema europeo delle batterie è stata più lenta di quanto previsto. È in questo contesto che è stato adottato il pacchetto di misure, alla luce delle preoccupazioni espresse dall'industria automobilistica, chimica e delle batterie in Europa e dai sindacati.